Si è tenuta presso l'Istituto Leonardo Bianchi a Capodichino la prima conferenza cittadina di servizi sulla salute mentale, una giornata fortemente voluta dall'amministrazione comunale per discutere su un tema complesso e definire in un quadro di priorità nuove strategie per una programmazione dei servizi e degli interventi più partecipata e integrata tra gli enti. L'obiettivo è dar voce alle istanze della città e confrontarsi con esperti e rappresentanti delle istituzioni sulle difficoltà e le criticità del sistema di cura e presa in carico di persone con problemi psichici. Centinaia di persone per parlare di salute mentale, di sanità pubblica, di ascolto, di vicinanza ai più deboli, alla liberazione dei luoghi della sofferenza. Abbiamo portato le esperienze del comune, quelle del sociale, quello che si sta facendo sul territorio. Ho sottolineato l'importanza di esperienze come la liberazione dell'ex OPG della nostra città. Insomma, credo che qui si sta scrivendo una pagina di sanità, di salute e anche di contaminazione positivo tra pubblico e privato. Alla tavola rotonda, aperta dal racconto di un'esperienza nel quartiere Sanità, sono state affrontate diverse tematiche riprese dalle proposte di operatori e associazioni pervenute nei giorni scorsi sul sito del Comune. Si è discusso di livelli essenziali di assistenza, trattamenti sanitari obbligatori e di interventi sul fronte casa, lavoro e socialità. Durante la conferenza è stata annunciata l'istituzione dell'Osservatorio cittadino sulla salute mentale, approvato con delibera di giunta e dal quale collaboreranno gratuitamente esperti, soggetti del terzo settore ed operatori dei servizi psichiatrici. Un confronto con gli operatori, un confronto con i destinatari anche dei servizi e delle attività, un coinvolgimento attivo. Questo è un punto di partenza importante per parlare con le istituzioni, tra gli operatori.